Collegamento do il buongiorno a Alessandra Moretti, Partito Democratico. Buongiorno, grazie. Buongiorno anche a Ignazio Corrao, Verdi Libera Europa. Tutti Buongiorno. questi paesi partono da situazioni sul fronte, per esempio, energetico diverse. Diverse. Beh, innanzitutto dico, in linea di principio è giusto quello che diceva la collega Moretti, però è anche vero che se parliamo di sovranismi non parliamo di estrema destra, parliamo di quelle che sono state le politiche da parte di Germania e Francia, di governi assolutamente europeisti. Cioè, la situazione energetica molto diversa deriva da accordi e visioni che sono state visioni nazionali. Cioè, la Merkel che è stata lodata è quella che ha messo la Germania in dipendenza energetica dalla Russia perché gli conveniva, perché evidentemente il gas a prezzo basso conveniva comprarlo dalla Russia, così è stato per l'Italia e oggi ci stiamo rendendo conto che è stato un grande errore. A me fa piacere, anche se siamo in ritardo, comunque finalmente ci si sta rendendo conto che c'era bisogno di una politica di indipendenza energetica. In ritardo però possiamo cominciare a farla e sicuramente non la facciamo rendendoci dipendenti energeticamente da altri paesi. La soluzione non è modificare le importazioni di gas russo con l'importazione di gas liquido dagli Stati Uniti oppure da altre dittature africane, perché è chiaro che poi ci troveremo di nuovo con lo stesso tipo di problemi. Dobbiamo investire massicciamente su quello che abbiamo in Europa, sulle rinnovabili in primo luogo e cercare di correre riparando agli errori del passato. Poi io sono molto d'accordo su quello che dicevano sia Gatti che Pannella sugli interessi asimmetrici da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Unione Europea o degli Stati membri dell'Unione Europea, perché è chiaro che questa guerra ha conseguenze dirette in Europa. La Russia fa parte geograficamente dell'Europa e la Russia non verrà abbattuta perché comunque è un continente straricco di materie prime, ha migliaia di testate nucleari e quindi le conseguenze fondamentalmente le pagano i cittadini europei e soprattutto quelli più vulnerabili. Questo è un fattore. I cittadini americani non pagano le conseguenze di questo conflitto, i cittadini europei sì, nelle bollette, nel prezzo delle materie prime, in delle situazioni che impattano in maniera devastante sulla vita di ogni giorno. Quindi è chiaro che politicamente parlando, gli interessi dell'Unione Europea, gli interessi di Francia, Germania, Italia, se riescono a trovare una voce comune, sono molto diversi rispetto agli interessi di Washington o quelli del Regno Unito che segue. Questo è un fattore fondamentale, perché finora la nostra debolezza politica è il tema di cui dobbiamo discutere. Certo. È vero che finora non si sono fatti quei passi e che in questo momento, sia dal punto di vista della politica estera, sia dal punto di vista della politica interna, sia dal punto di vista militare, non c'è stata la volontà di fare quei passi in avanti. Ah, però è anche vero che quello che è successo negli ultimi anni, un po' le carte in tavola le ha cambiate, quindi qualcosa sta succedendo. In questo momento, secondo me, dal punto di vista energetico, l'unica strada che si può percorrere, perché capiamo, cioè spieghiamo a chi ci sta ascoltando, che nuovi accordi di approvvigionamento dal gas da paesi come l'Algeria o la Repubblica Democratica del Congo o l'Azerbaigian non sono una soluzione duratura, sono una soluzione temporanea che va bene appunto per tamponare l'emergenza, ma se noi vogliamo pensare appunto di Certo. essere indipendenti energeticamente, tranquilli, dobbiamo fare investimenti sul nostro territorio, cercare appunto soprattutto attraverso le rinnovabili di coprire la maggior parte di quello che è il consumo e i bisogni europei. Questo è fondamentale perché altrimenti si pensa che attraverso altri accordi risolviamo il problema e non è così. Mentre dal punto di vista militare è vero che al momento parliamo appunto di piccole cifre ed è anche vero che sostanzialmente i francesi hanno cioè, insomma, vorrebbero controllarlo loro in un certo Da qual senso, sempre. l'esercito europeo. Però è molto importante far presente quello che sta succedendo in Germania, che secondo me è un evento storico, il grande riarmo della Germania Sì. dopo quello che è successo nella Ma Seconda per Guerra fare Mondiale. Questo è un cosa? grande. Ma questo è il Scusa se ti tema. Il interrompo. grande riarmo. Cioè, No, 100 no, 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 miliardi fai di armi, ma bene. qual è la politica strategica, la visione del mondo, la politica estera della Germania? Non c'è più. Panella. No, no, ma infatti è molto interessante questo punto, perché finora non si è toccato. Bravo. Perché la Germania, che al momento ha un esercito, peraltro armi
che a quanto pare non funzionano, comunque un esercito che è quello che è, sta facendo questa grande corsa al riarmo, perché probabilmente nei confronti della Francia, che in questo momento godrebbe della leadership in termini militari su un esercito europeo, quindi che vorrebbe in un certo qual senso il comando, probabilmente la Germania sta correndo ai Certo. ripari per cercare di essere livellata. Allora noi ci dovremmo chiedere quale sarà il ruolo dell'Italia come No, è un terzo pensiero, paese di Keynesiana. dimensioni in questa nuova dimensione europea, perché questo è un tema molto Però questo interessante. ruolo dell'Italia Attenzione, se dovrebbe dircelo anche Draghi, no? poi entra un tema anche di politica, di geopolitica, di politica internazionale molto interessante. Qual è la posizione degli Stati Uniti d'America, che comunque diciamo controlla l'Alleanza Atlantica, nei confronti del riarmo della Germania, nei confronti di una maggiore autonomia di Ispirato. politica estera tedesca o dell'Unione Europea? Perché in quel caso le cose cambiano, eh? Una Germania più forte, che magari fa asse con la Francia e con gli altri paesi dell'Unione Europea, compreso il nostro, ha un ruolo geopolitico, un ruolo internazionale diverso rispetto a quella dell'Europa di oggi, che comunque è subalterna a quelle che sono le decisioni di Washington, perché è bene che su questo Però Gatti, diciamo allora sia chiaro. detto tutto Siamo Corrao, unico. era stata È avanzata morta tra l'altro cerebralmente un'idea in l'Europa. questo senso, se non sbaglio, proprio da Ma non Renzi che esiste parlava proprio della la Merkel sua all'inizio. rappresentazione, Prego, Panella, questo Corrao. è quello che vuole far Panella, ma vedere lei. dico più che è morta cerebralmente, si può discutere se sia mai nata l'Unione Oh. Europea, intesa come cervello politico. Probabilmente è ancora in un percorso appunto di nascita, no? In un percorso embrionale. È vero che sia Putin che Zelensky preferiscono parlare con i singoli capi di Stato, a partire appunto da Scholz e Macron, rispetto ai rappresentanti No, dell'Unione Zelensky ha Europea, parlato col perché Parlamento veramente europeo. noi. Zelensky ha Zelensky, parlato col Parlamento sì, europeo. Alessandra, ha Un conto è un parlato con tutti i messaggio, è un parlamenti, conto partecipare ma a un tavolo di Zelensky. trattativa. Zelensky ha parlato con tutti i parlamenti, anche dei singoli stati membri, compreso il nostro, quindi non è il punto. È vero che la von der Leyen e Roberta Metsola sono andate in Ucraina, è anche vero che però sul ruolo il negoziato si fa con entrambi, non si fa prendendo le parti di uno. Quindi è chiaro che Sì, questa ma Putin il situazione, negoziato ad oggi non lo vuole, ma quindi si fa fatica a negoziare neanche con uno che Zelensky lo non vuole vuole, Alessandra, ovviamente, in questo il punto momento. è Decide il questo, campo di battaglia. noi siamo giustamente schierati al lato del popolo ucraino, è giusto perché è un popolo che è stato aggredito d'invaso, su questo non ci sono dubbi, però qui discutiamo di un'altra cosa, discutiamo di trovare un punto di caduta per mettere la parola fine su questo conflitto che ha conseguenze enormi sui civili. Per trovare la parola fine bisogna parlare con tutti e due, e allora Putin con l'Unione Europea non parla con qualche capo di Stato in primis con Macron, e questo è quello che si stava dicendo, che questo ruolo politico non ci viene riconosciuto. Ora, per mettere la parola fine, bisogna trovare un compromesso. In un compromesso non si otterrà mai ciò che vuole Zelensky, cioè il 100% delle richieste È quello. ucraine. La situazione ucraina non è bianca o nera. Il Donbass, la Crimea, quello che è successo storicamente, quello che va avanti dal 2014, ha mille sfumature di grigio, su cui, se vogliamo chiudere questo discorso, dobbiamo trovare un compromesso in cui, ovviamente, non riusciremo ad ottenere quello che come Occidente pensiamo di volere, ossia una resa incondizionata di Putin. Non ci sarà, quindi bisognerà comunque dargli qualcosa, cioè mettiamocelo in testa. Sarà una sconfitta, sarà come dice Friedman: ah, allora ti sei preso quello che volevi, tu lo accetteresti a casa tua? No, nessuno lo vorrebbe accettare, ma altrimenti cosa facciamo, Friedman? Continuiamo a fare la guerra e continuiamo a fare morire Ma posso migliaia, rispondere? migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone? Perché tanto comunque loro hanno risorse per continuare. C'è a chi conviene mantenere questa guerra viva, Niente, c'è a chi conviene mantenere l'Europa destabilizzata ed in conflitto. Attenzione, il mondo è grande. Se l'Europa è divisa e destabilizzata, a qualcuno va bene. Consideriamo anche questo. Il nostro interesse è invece far terminare prima prima possibile questo possibile questo conflitto. Prima conflitto. possibile, questo è il nostro Voleva interesse. dire una cosa, Friedman, su. Sì, volevo dire che Posso anch'io? nessuno di noi, ma nessuno vuole guerra, nessuno vuole atrocità o quel terrore, questi massacri che vediamo giorno dopo giorno. Nessuno lo vuole. Ma negare le armi all'Ucraina significa dire all'Ucraina di arrendersi. E quindi quello che abbiamo visto a Ramstein, quello che vediamo ora, quello che vedremo con Mario Draghi alla Casa Bianca fra pochi giorni, farà parte di una risposta europea e internazionale contro un bullo,
E io credo che il vero significato delle armi non è un escalation, è piuttosto dare agli ucraini la possibilità di negare una vittoria a Putin, che non vuol dire vincere, vuol dire tenere a bada. E se per mesi e mesi l'Ucraina riesce a negare la vittoria a Putin, lui comincerà ad avere problemi a casa. Oh. E se l'embargo sul petrolio viene seguito, come temo e credo sarà fra sei o mesi o qualche punto, con un gas embargo, un embargo sul gas russo, se questo accade, tre o quattro mesi dopo quell'embargo, Putin sarà in ginocchio economicamente perché avremo tolto i soldi. Avremo tolto i soldi. La Cina, diciamo, è presente. Esatto. Prego, la Cina non sostituisce. No, no, ma cioè, io seguo il ragionamento di Friedman, e quello è un po' il ragionamento che è stato fatto da tutti. Però io ancora, cioè, noi siamo sicuri di aver capito cosa vuole realmente Putin, qual è il suo obiettivo militare, dove intende salvare fermarsi, la faccia a questo punto. Cosa rivendica, e soprattutto siamo sicuri che lui non abbia già calcolato, cioè non mi sembra uno sprovveduto, quali saranno le conseguenze di un embargo totale sulle fonti energetiche, perché è chiaro che parliamo di tanti miliardi, parliamo del famoso miliardo al giorno, e parliamo comunque di un'economia che ci saranno delle conseguenze economiche, ma la Russia è anche in grado di differenziare i rapporti commerciali. Devo chiedere una cosa a Gatti. Se lei è d'accordo che un embargo può essere un dovere etico anche? Ma scherziamo sì, ma io sono stato tra quelli che l'ha proposto. L'emendamento del Parlamento europeo con cui abbiamo chiesto un embargo totale, quindi anche di gas e petrolio, è un emendamento del mio gruppo, dei Greens. Cioè è una cosa su cui noi siamo assolutamente, assolutamente convinti, perché sennò saremmo degli ipocriti a schierarci nei confronti del popolo ucraino e poi finanziare la guerra di Putin. Già che gli abbiamo venduto armi per anni e anni, allora, è un altro discorso. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci rivediamo domani mattina, arrivederci.